Ciao a tutti, sono Momoko88. Oggi sono veramente felicissima perché, Kiki, dimmi per quale motivo sono così eccitata. Beh, penso perché abbiamo davanti l'esclusiva del San Diego Comic Con di quest'anno. Esattamente, sono riuscita a mettere le mani sopra l'esclusiva della San Diego Comic Con per quanto riguarda My Little Pony. Sono veramente felicissima perché è stupenda ed è assolutamente una novità perché si tratta infatti delle figure che poi faranno parte della nuova linea Guardians of Harmony. E quindi dovevo assolutamente averla. Poi, ovviamente c'è Fluttershy, c'è Discord che mi piace molto di più in questa versione che in quella sua singola della serie Guardians of Harmony, perché oltretutto nella versione singola ha gli occhi chiusi, mentre qui ce l'ha aperti. Comunque poi lo vedremo. Sono stata fortunata perché l'ho trovato su un sito inglese ad un prezzo, diciamo, decente. L'ho pagata solamente 60 euro più ovviamente le spedizioni, ma che dall'Inghilterra sono minime. Non sembra, forse dalle foto non sembra, forse in video dà un po' più idea. È veramente enorme e questo fa capire anche la grandezza effettiva della nuova linea, Guardians of Harmony, che non pensavo che fossero così grandi. Volevo dirvi che non smonterò totalmente Discord e Fluttershy perché, come sapete, sono una collezionista malata, sì, e soprattutto le esclusive mi dispiace smontarle, più che altro perché perdono il loro effettivo valore. Però ho già notato che è abbastanza incastro questa confezione, non è una confezione difficile da smontare, poi vi mostrerò appunto. Quindi riusciremo comunque insieme a vedere bene di che cosa si tratta, anche se non staccherò il Discord e Fluttershy effettivamente dalla plastica e dagli accettini che li tengono fermi. Bando alle ciance, guardiamo la confezione che è talmente grossa che ci sta a malapena nell'inquadratura. È veramente bellissima anche la confezione per le esclusive del San Diego Comic Con, ci si mettono veramente di impegno. Abbiamo questa cornice, diciamo, che appunto ci dà questa finestra sul gioco effettivo, gioco, via, la figure da collezione, perché qui, insomma, se qualcuno ci gioca penso che sarebbe un pazzo. Comunque, e qui da questo lato abbiamo una albero con due scoiattolini, delle liane o comunque dei rami che scendono, uccellini, fiorelline, farfalline. E qui abbiamo Fluttershy con una coda lunghissima che si attorciglia un pochino qui. Ah, qui in basso abbiamo il logo della Hasbro. Ha questa faccia un po' imbarazzo misto a sorrisino, insomma, è molto molto dolce. Mentre da questa parte abbiamo sì un altro albero, ma è un albero un po' alla Everfree Forest, con tutte le spine che si attorcigliano attorno alla base e ai rami. E attorcigliato attorno all'albero c'è anche Discord con questa posizione da insomma, non saprei descriverla comunque. Ha un'espressione un pochettino cattivella. Questo è il logo My Little Pony, che appunto potete vedere dal poster dietro. È leggermente diverso, soprattutto per i colori. E se non mi sbaglio, questo dovrebbe essere il nuovo logo dei My Little Pony per la serie Guardians of Harmony. Qui in cima dice che ci sono tre batterie incluse perché un'altra cosa meravigliosa di questa scatola è questo. Sì, ragazzi, esattamente. Ci sono quattro lucine, perché qui ce ne sono altre che vi farò vedere meglio, che illuminano con questi neon blu Discord e Fluttershy. Ah,
Ok, non lo sapevo perché l'ho provato per poco, appunto perché non volevo che si scaricassero le pile, dopo un po' si spegne. L'effetto è veramente fantastico e apprezzo moltissimo che abbiano inserito le pile, appunto, sia per testare sia comunque per rendere appunto questa confezione molto molto più scenica. I lati non sono da meno, sono talmente enormi che non riesco a farvi vedere tutto. Vabbè, come potete vedere, c'è questa sorta di vetrata fatta molto in stile Art Nouveau, che è veramente fantastica. Vorrei avere un poster di questa immagine e appenderlo in camera. A tema Fluttershy, ovviamente. Ci sono alberi, casettine di uccelli. Ovviamente cutie mark di Fluttershy, altri fiorellini. Poi c'è questa bellissima immagine di Fluttershy qui, con sempre una coda lunga chilometri. Sembra che Fluttershy abbia veramente l'estension alla coda, se vi ricordate l'episodio. Comunque, qui ci sono altri simboli, direi, caratteristici di Fluttershy, come Angel, una farfalla, una casetta per gli uccelli, un altro uccellino e una coccinella, sempre per ricordare appunto l'amore per gli animali e insomma il suo potere, tra virgolette. E qui come al solito ci sono casette, uccellini svolazzanti e uno scoiattolo, ancora una farfalla per ricordare il simbolo di Fluttershy e il gattino che vediamo spesso negli episodi. Il sopra nella confezione, ecco, questo vi rende l'idea di quanto sia enorme, cioè è immenso, veramente è bello anche questo perché inciso sulla plastica o comunque in rilievo ci sono sempre dei rami qui con dei fiorellini, comunque questo è il lato Fluttershy. E qui si distingue abbastanza bene il lato invece Discord, perché è sempre con questi rami con le spine o comunque abbastanza malefici, diciamo. Invece sull'altro lato ovviamente abbiamo la vetrata Discord, che anche questa è un'immagine molto molto bella. Ovviamente in centro c'è Discord. Qui ci sono i palloncini quando Discord si trasforma nei palloncini. Qui c'è una saliera che mi sfugge un attimo il momento in cui appariva nell'episodio. Qui c'è l'ombrello a rovescio. Qui dietro c'è un maiale con le ali. Ah sì, ora ricordo, oddio. Qui abbiamo i legnetti per far muovere le marionette. Qui c'è una sorta di simbolo di Discord con questa testata argentata con queste due gemme rosse e le due corna, non so. Qui abbiamo le prove che avevano dovuto affrontare le nostre amiche, ovvero il labirinto. Qui c'è una scacchiera e qui c'è ancora l'immagine del labirinto. Mentre qui in basso abbiamo il nostro mostro della frutta e il coniglio che si è fatto allungare le gambe. No, vabbè, è la magia di Discord, comunque mi fa morire da ridere. Questo è il retro che comunque vedremo meglio. Vedete sempre la divisione tra il lato Fluttershy e il lato Discord che riprende davanti, quindi albero bello, rigoglioso, con fiorelline e farfalline. Fluttershy, albero tutto con attorno un filo spinato e molto scuro e tetro, insomma. Qui ripete delle batterie, qui ci sono le solite avvertenze. E qui la parte più bella della scatola, che come potete vedere è la vetrata in cui praticamente Fluttershy redime Discord e lo fa diventare buono. L'effetto è veramente stupendo e stile vetrata, appunto. Direi di aprire la prima parte della scatola. Ok, Ora smonto tutto, ora spacco tutto e via. eccoci qua. Come potete vedere, questa si sfila molto semplicemente e comunque richiama sempre le pareti del castello. C'è pure il red carpet. Come vedete, c'è questa targhetta
con scritto Discord e Fluttershy. Qui abbiamo Discord e Fluttershy che sono enormi. Io ripeto, non mi aspettavo che Guardians of Harmony fossero così grandi. È una figata. Ah! Ok, io vado in visibilio per questa cosa. Qui sopra c'è scritto My Little Pony, con di lato, tra virgolette, un simbolo di Discord che è sempre le maniglie, passatemi il termine, che tengono le marionette, e invece qui è inciso il simbolo di Fluttershy. Queste sono le quattro piccole lampadine che producono quella luce blu neon che fa quell'effetto molto figo. C'è sempre questo red carpet con sopra dei cuoricini. Abbiamo la vetrata, che qui si vede leggermente meglio, solo che c'è sempre, si vede attraverso, quindi non rende del tutto l'idea, però è bellissima, è colorata benissimo e appunto è stupenda. Siamo all'interno del castello e infatti vediamo le colonne, c'è un po' il soffitto, le colonne sono ornate da fiori, vabbè. La bellezza secondo me della scatola è che pure i lati continuano le pareti del castello. Infatti qui possiamo vedere un'altra vetrata che raffigura Celestia e Princess Luna quando pietrificano Discord. Mentre da questo lato non so effettivamente cosa c'entri, perché avrei messo un'altra vetrata. Comunque abbiamo le Main Six che sconfiggono Nightmare Moon. In conclusione, riguardo alla scatola, posso dire che è parte integrante e inseparabile dalle figure, perché ha un suo fascino e quindi senza perderebbe la sua bellezza, questa esclusiva, e soprattutto il suo valore. Guardiamo più da vicino i protagonisti di questa esclusiva. Prima di tutto direi che sono scolpiti benissimo e questo quindi ci dà una garanzia per quello che saranno i prodotti della linea Guardians of Harmony. Continuo a ripeterlo, però vabbè, d'altronde si tratta di questo e quindi amen. Hanno anche delle articolazioni, soprattutto Fluttershy. Ora Discord non lo so perché non si vede bene, però sembra averla sulla spalla. Però le gambe sono messe così e non penso che si possano muovere. Però Fluttershy ha gli snodi sulla coscia e due sulle zampe davanti. Forse anche le ali si muovono, non lo so. Ha la sua pettinatura caratteristica, è veramente fatta bene, anche se è in plastica. Forse la preferisco in plastica effettivamente. Purtroppo, ecco, la cosa che mi ha deluso è che anche in questa esclusiva la Hasbro non si è curata di fare il cutie mark anche dall'altro lato. E dico, per un'esclusiva poteva anche fare questo piccolo sforzo, insomma, non penso che sarebbe stato così difficile. Però vabbè, chiudiamo un occhio, tanto tutti i pony che abbiamo fino adesso hanno solo un cutie mark e ce ne dobbiamo fare una ragione, però il fatto è che questa è un'esclusiva e quindi vabbè. Ha uno snodo effettivamente anche sul collo, quindi penso che si possa girare appunto la testa in varie direzioni. Quindi direi di passare a Discord. Lo scatto della figure è perfetto. Purtroppo ho notato alcuni piccoli problemi di colorazione, come lì nel gomito o più che altro qui sulla coda, però sinceramente, visto che non ho potuto neanche sceglierla, ritengo di aver avuto comunque fortuna, che sono comunque abbastanza impercettibili. Discord è in questa posizione molto comoda, seduto sul suo trono e con anche le gambe accavallate, molto, molto chic, molto elegante. La sua coda è tutta attorcigliata così all'insù. In una mano
tiene il bicchiere di pioggia al cioccolato, nell'altro il suo ombrello al contrario. Come dicevo all'inizio della recensione, ha gli occhi aperti, mentre appunto il Discord singolo della linea Guardians of Harmony ha gli occhi chiusi, e quindi boh, perde secondo me la bellezza della figure Discord, appunto. Anche le sue corna sono impeccabili. Questo qua appunto è il suo trono, diciamo, con queste corna in cima, poi dietro sullo schienale ci sono dei ghirigori e queste gemme rosse. Ha questa texture che lo fa sembrare in similegno. Sui lati anche ci sono sempre questi ghirigori e queste gemme rosse. Da dietro, ecco perché da davanti si vedono male, volevo farvi vedere anche le ali di Discord, come al solito quella da pipistrello e quella da pony, credo. Sono tutte e due aperte e, anche se è ancora nella plastica, sembrano comunque scolpite molto bene, sono del colore giusto, non sembra che abbiano particolari problemi. L'ala di pipistrello ha anche le venature da ala da pipistrello, e quindi cioè, direi che proprio 110 e lode. Come vi dicevo, non sono sicura della snodabilità di Discord. Vista l'attaccatura del collo leggermente in rilievo, suppongo che possa girare la testa e, ripeto, le spalle. Diciamo che è molto meno posable rispetto a Fluttershy. In conclusione, posso dire che questa esclusiva San Diego Comic Con 2016 di My Little Pony è veramente fantastica, è fatta bene e la scatola fa parte dell'esclusiva perché è realizzata veramente bene. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate dell'esclusiva San Diego Comic Con di quest'anno di My Little Pony. Se avete intenzione di comprarla, se volete vi metto il link del sito inglese da cui l'ho comprata io, ma vi ricordo che costa circa 60 euro. Ci vediamo al prossimo video, non saprei che altro dirvi se non stay kawaii!